lungo l'autostrada, da lontano ti vedrò. Eccola le luci di San Luca. Entrando dentro il centro, l'auto si rovina un po'. Bologna, ogni strada c'è una buca. Per prima cosa mangio una pizza d'altero. Abbiamo fatto uno speciale sul mercatino di Via Albani a Bologna, un mercatino storico, è una cosa fatta in famiglia, abbiamo un operatore che abita da queste parti, lo conosci l'operatore? Benissimo. No, non dirlo, non prenderti. No, no, ti dico che vive sotto il primo piano, no, sottoterra, no, dov'è che vive? Giù in taverna? Sotto, giù in taverna? Giù in taverna, dov'è che abita? Ma noi siamo secondo piano, lui è piano terra. Ma lo vedete? Abita, perché sembra un hotel casa sua, non è vabbè, che... Vabbè, è un ostello, c'è un ostello dalle parti, vabbè, lì di Corticella, eccetera. Allora, questo mercatino storico però. Storico da tantissimi anni, esattamente gli anni di fondazione non te lo so dire, però credo che passiamo i 60. Sì, allora, non si può ricordare, non si può vedere le persone di una volta come là c'è un po' Corticella, cioè da tanto tempo che la gente non lo vede e non si ricorda. Non si ricordano come è fatto, se è alto, se è basso. Corticella è atteso, lo stiamo attendendo. No, non va tagliato, questo va integrale. Allora, che cosa troviamo invece in questo negozio? Beh, da noi trovi abbigliamento, bambini, adulto, ragazzo, calzature, tante ciabatte per le nonne, le borse, un po' di tutto. Ecco, forse lasci un paio di ciabatte da stare, un paio in casa, di da stare in casa, però sai quelle col cagnolino, le classiche moppine col cagnolino, lo vedo bene io. Potrebbero andargli bene anche i guantini, perché con la manina che si ritrova va bene anche i guanti. Sì, infatti, anche i guanti, perché abbiamo, c'è una mano un po' problematica, però abbiamo anche quelli, gliele potremmo imprestare. Però la prerogativa, la caratteristica di questi mercati è bello il rapporto col territorio, no? Cioè il rapporto quotidiano con la gente, la clientela, eccetera. Il contatto con la gente è molto importante, è un mercato prevalentemente alimentare con qualche chiosco non food, non alimentare, però la cosa bella è il contatto, noi abbiamo ancora il vecchio contatto con il cliente ti cerca per un consiglio, per il contatto, è una cosa importante. Anche perché 60 anni fa si dicevano no food, la gente si offendeva. Cos'era il no food? Cos'era il no food? Lungo l'autostrada, da lontano ti vedrò. Eccola le luci di San Luca. Entrando dentro il centro, l'auto si rovina un po'. Bologna, ogni strada c'è una buca. Per prima cosa mangio una pizza d'altero.